Manopello e Pennese si giocano l'accesso alla finale playoff del girone C, dove la Virtus Pescara attende la vincente del match per poi disputare la fase finale contro lo Sporting Altino. Partita infuocata sia per la temperatura che per la presenza a dir poco massiva degli spettatori, anticipata però da un minuto di cordoglio per la scomparsa del piccolo Tommaso. La gara prende il via e vede il centro di Riccardo Di Renzo subito al terzo minuto, con la sua abilità a controllare dopo una clamorosa sgroppata di Capitan Mancini sull'out di destra e poi a battere imparabilmente in girata il portiere Agresta. È il centro dell'1-0 per il Manopello, con la Pennese che prova a farsi vedere dalle parti di Addario, ma l'estremo di casa è attento su un piazzato. Quindi il Manopello va a millimetri dal raddoppio con un colpo di testa di Cola Longo a porta praticamente sguarnita, ma l'estremo ospite Agresta è miracoloso nel deviare sul legno prima che la difesa possa spazzare. La Pennese reagisce ancora e nel primo tempo le occasioni, per quanto poco pericolose, sono in serie con la conclusione di Ferco bloccata centralmente da Dario, che poco dopo alza in angolo un tiro incrociato e, sul finale di tempo, osserva una punizione finire fuori nonostante la buona posizione di tiro. Nella prima frazione non succede più nulla ed il signor Novelli di Vasto manda tutti negli spogliatoi. Presa, gli ospiti provano a scendere in campo con più convinzione, ma le prime due occasioni sono due interventi di Agresta, addirittura miracoloso il secondo, per quanto annullato causa offside degli attaccanti del Manopello. La Rabona rischia sugli sviluppi di una punizione che termina al lato e poi sul destro di Di Pietro, ma a Dario para. Padroni di casa a centimetri dal raddoppio con la conclusione di controbalzo di Corti, che centra la traversa. Quindi gli ospiti spaventano ancora Dario, che è però attento sul mancino di Reale Ruffini. Ancora un legno colpito dal Manopello, sempre pericoloso quando arriva dalle parti di Agresta, e Dario si esibisce nella parata della domenica sul tiro di controbalzo di Di Fazio, tenendo il risultato sull'1-0. Il raddoppio della Rabona arriverebbe anche con Di Giampaolo, ma il centro viene annullato per offside, quindi Agresta pasticcia con i piedi e si salva in extremis sul pressing degli arabonesi. Il 2-0 è soltanto rimandato, dato che Di Renzo lavora ottimamente un pallone e prova a saltare Agresta. La sua presa è inizialmente salda, ma uno scontro fa in modo che il portiere perda la sfera cadendo, con Di Renzo abile ad assistere la corrente Corrado ed a propiziare il centro del 2-0 per i padroni di casa. All'abbraccio del pubblico del Manopello, a meno di un quarto d'ora dall'impresa, fa eco l'ennesimo miracolo di Addario su Di Fazio, quindi Corrado si divora il tris e Di Giampaolo lo trova grazie all'aiuto del palo, baciato dalla sfera prima che la stessa si vada a depositare in rete per il gol che chiude ogni velleità. Per il Manopello al 45esimo può cominciare la festa in vista dell'imminente finale contro la Virtus Pescara. La Pennese saluta invece playoff con l'onore delle armi. Spazio ora ai commenti dei protagonisti dopo questa bella partita. Allora, è stata una partita combattutissima, onore a loro, alla Pennese, è una grandissima formazione. E noi l'abbiamo spuntata grazie al nostro collettivo e grazie anche al nostro pubblico, che non ci fa mancare il loro affetto in tutte le partite, sia in casa che fuori. Questa vittoria è soprattutto per loro, perché in effetti, ripeto, non ci fanno mancare mai il loro supporto e ci seguono in qualsiasi condizione, sia in casa che fuori. Poi volevo ringraziare la società che mi ha messo a disposizione un'ottima squadra, degli ottimi elementi. Abbiamo avuto dei piccoli problemi, soprattutto a metà campionato, quando abbiamo avuto molti infortuni. Però in questo momento abbiamo recuperato diversi elementi e la qualità della squadra sta venendo fuori. Adesso ci siamo conquistati questa partita a Pescara con la Virtus. Siamo contentissimi e speriamo poi di proseguire il cammino verso questo, il nostro sogno. Il nostro sogno è quello di raggiungere la promozione. No, la partita è iniziata subito male per noi, perché abbiamo preso un gol su una nostra leggerezza, poi abbiamo creato, abbiamo cercato di pareggiarla, è stato bravo a Dario in 3-4 occasioni e poi c'è stato quell'episodio a 25 minuti alla fine dove il nostro portiere ha subito un fallo netto, 2-0, e di lì si faceva complicato recuperare.